Davide Tutino, consigliere del settimo municipio eletto nella lista civica per Marino. Davide, qui al Campidoglio oggi 15 giugno, per quale motivo? Allora, sono qui per manifestare ai manifestanti che sono stati chiamati qua in maniera estremamente fraudolenta e ingannevole, perché sono stati chiamati a raccolta dai loro partiti per manifestare contro l'unica contraddizione che a Roma ha messo fine al governo dei Carminati, dei Buzzi, dei Mokbel, degli Alemanno e così via. Personaggi contro i quali loro non venivano mai chiamati a manifestare, non si ricorda una manifestazione del genere dei 5 Stelle, dei Casa Pound e di queste varie sigle per manifestare contro Alemanno, contro Maroni che finanziava i campi nomadi perché si potessero finanziare le mafie locali e così via. Mai hanno manifestato su questo. Oggi sono qui, ho portato il mio cartello che ora esibirò, che dice fascio stellati, autodimettetevi, perché io ritengo che questa manifestazione rappresenta il fallimento politico sia dei 5 Stelle sia dei vari movimenti di destra che sono rappresentati in Campidoglio, che non hanno saputo assolutamente tirare fuori queste problematiche di mafia capitale, che sono venute invece, sono state messe in crisi dall'interno della maggioranza, in primis, come sappiamo, da Riccardo Maggi, perché no, possiamo anche dirlo, in consiglio del municipio 7 anche da me e da noi radicali e dalla lista civica Marino, e chiaramente sono state messe in crisi da un sindaco venuto da Marte, che spesso si muove anche come un marziano, ma insomma le lezioni ce l'hanno date e guai a chi ce lo tocca. Agli amici, e sono dei cari amici a 5 Stelle qui in Campidoglio, che tuttavia evidentemente dal livello nazionale sono chiamati a tentare la spallata, perché sentono così l'odore del potere, no? Sentono che possono mangiare qualche cosa anche loro nella stanza dei bottoni, e non hanno capito che la stanza dei bottoni non c'è, che la vera corrotta è l'amministrazione, il vero partito corrotto è il partito burocratico, e che la politica non è stato altro che l'epifenomeno di questo, la punta dell'iceberg che ha manifestato la corruzione del corpo amministrativo. Quindi ecco, sono qui col mio cartello che esibirò per quanto mi è possibile durante la manifestazione, eccomi qua, per invitare gli amici a 5 Stelle ad autodimettersi, visto che questa manifestazione rappresenta loro con i loro amici di Casa Pound, con i loro amici di Fratelli d'Italia, con i loro vari fasci di interessi. Rappresenta questa manifestazione certamente il fallimento del tentativo che loro fino all'ultimo avevano tentato coerentemente di fare in Consiglio Capitolino, poi qualcuno dal livello nazionale, aspirando a candidarsi a sindaco di Roma, ha detto loro no, dobbiamo spingere, dobbiamo farlo cadere, e quindi li ha costretti a questa terribile buffonata che li trascina in un gorgo che, per quanto possa, se volete, forse anche portare voti, sicuramente non avrà il nostro sostegno, non sarà con noi che il Movimento 5 Stelle e Casa Pound prenderanno il potere a Roma, per quanto ci è possibile.